passo ingresso in piazza del Duomo, il nuovo vescovo di Pavia, Sua Eccellenza Monsignor Corrado Sanguinetti. Ecco il vescovo! Piazza Duomo! Ecco il vescovo! Facciamoci sentire anche da quello. Io le dico solo, lei forse conoscerà già Pavia, però Pavia, ecco, è questa. Pavia è una bella città. Pavia è la città di cui Monsignor Angelini diceva che è del colore del mattone, delle sue vie, del suo centro storico, del Duomo, di San Michele, di San Lanfranco, di San Teodoro, di San Pietro in Cedoro, di San Francesco, del Carmine. Non le numero tutte, ma le testimonianze artistiche di fede a Pavia sono veramente grandi e sono veramente radicate anche nella vita delle persone. Non sono solo testimonianze artistiche che si contemplano come se si fossero dei turisti, anche se sono di livello eccezionale. E mi lascio rivolgere anche un saluto ancora una volta a chi l'ha preceduta in questo mandato, perché la città di Pavia deve davvero molto a Giovanni Giudici. E lo ringraziamo ancora per questo e per tutto quello che ha fatto, davvero, di cuore. E mi lascio finire, mi perdono in tono un po' scherzoso, ma spero che non le dia fastidio. Allora, bene, sono venuto qui di buon auspicio. Gentella è salito in Serie B. Io non so se Pavia ce la farà, però insomma avere questo passaggio di buon auspicio.
Vi posso solo dire una cosa su cui purtroppo non possiamo competere e qualcosa che andrà qui e che non le mancherà di sicuro, le zanzare. Però promettiamo che tutto questo sarà superato dall'affetto, dal calore e dall'attenzione che i pavesi hanno verso il suo vescovo, verso il loro vescovo e verso la loro diocesi. Grazie e benvenuto ancora. Grazie mille. Ma grazie soprattutto dell'affetto e dell'accoglienza che mi avete espresso, anche dei desideri che avete manifestato. Il desiderio forse è il punto più bello di poter essere con voi, fratello e padre, e aiutarmi sempre di più a scoprire la bellezza di Cristo, la bellezza di essere suoi amici e la bellezza di vivere questo non da soli, ma dentro una comunità, dentro una compagnia di amici, dentro un popolo fatto di bambini, di ragazzi, di giovani, di famiglie, un popolo dove appunto insieme seguiamo lo stesso Signore. Quindi avremo occasione certamente poi di conoscerci più da vicino, però nelle vostre comunità, nei vostri oratori, pian piano imparerò a conoscere i vostri nomi, i vostri volti. Ecco, vi chiedo fin da adesso di pregare ogni sera per me. Stamattina ai bambini di Trivolzio ho chiesto di dire ogni sera un'Ave Maria per il mio vescovo e la stessa richiesta la faccio qui a tutti i bambini e ragazzi. Se alla sera dite un'Ave Maria per me, è il più bel regalo che potete fare. Grazie a tutti. Sacra Scrittura, eletto vescovo di Pavia,
salute ed apostolica benedizione. Dovendo porre accanto nell'antica e insigne chiesa cattedrale di Maria, vacante per la rinuncia del venerato e fratello Giovanni Giudice, il proprio pastore, su consiglio della grande congregazione dei vescovi, ci sembri degno di reggerla, diletto figlio, che sei ricco delle dovute doti e esperto di vita ecclesiale e di teologia biblica. Noi dunque, posti sulla cattedra di Dio e solleciti nel bene di tutto il gregge del Signore, con la nostra somma potestà apostolica ti nominiamo vescovo di Pavia, con tutti i diritti e gli obblighi. Permettiamo che tu riceva l'ordinazione fuori della città di Roma da un vescovo cattolico, osservate le leggi liturgiche e dopo aver premesso la professione di fede cattolica e di giuramento di fedeltà a noi e dai nostri successori, secondo i sacri canoni e la consuetudine. Stabiliamo che questa lettera venga conosciuta dal clero e dal popolo della stessa diocesi e vi esortiamo ad accoglierti con gioia e a rimanere sempre a te. Diletto figlio, fa dunque in modo di esercitare il gravissimo ufficio di vescovo in modo tale che i fedeli a te affidati continuino a crescere ogni giorno nella fede, nella speranza e soprattutto nella carità con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e la causa sua il prossimo. La pace e la luce di Cristo, con la protezione di Nostra Signora Regina degli Angeli e per l'intercessione di San Siro, siano sempre con te e con questa carissima comunità ecclesiale nella amata Italia. Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 16 del mese di novembre dell'anno del Signore 2015, terzo del nostro pontificato, Francesco.